E alla mia parola. Non me lo immagino, perché questo rumore mi dà già, lo guardo lì all'orizzonte con le mani dietro la schiena, pensionatizzato, cioè proprio in versione pensionato, che sta guardando quelli che coprono il buco. Basta, basta. Dice te No, che stai facendo? scusate, sono venuto lunedì, sono Sì, venuto martedì, e non dovevi oggi è andare. mercoledì, ragazzi, Mercoledì, qua non è esatto. pronto niente. Ma a te non ti devi preoccupare. Dopodomani inizia l'Expo. Esatto. Quel buco Quel era buco. aperto, Sì. hanno coperto un quarto, adesso un altro quarto, domani Domani lo tutto. copriranno tutto, mi sembra il minimo. No. Ma domani è l'ultimo giorno. Domani è l'ultimo giorno, se non sbaglio, domani sera c'è inaugurazione. Ho capito, ma Sei lì a dirigere i lavori da 3 giorni, non li ha mandati avanti? domani Non sera è. c'è, va bene che l'inaugurazione è in Duomo, ma qua, cioè la gente che Ho arriva da capito, tutto il Ste, ho capito, ma il mondo. tuo mestiere non è quello di stare lì a guardare loro e controllare se hanno coperto i buchi. Tu pensa a coprire i tuoi dei buchi e di stare qua con me a fare chiodo fisso, per cortesia. Che te Scusi, ne sarei. No, scusi. scusi niente, abbiamo un programma da portare Ma le avanti. sembra normale che Smettila. tutto quel pezzo di cemento sia ancora lì tutto Ma a te scoperto? sembra normale che è un programma da fare, pigli, ti metti le mani dietro la schiena No, come me lo dica pensionati e lei. vai a controllare? Oh, stai zitto un attimo, sto parlando No, con non una sto che sta zitto un attimo. lavorando. Sta lavorando. Anch'io sto lavorando e dovrei lavorare in teoria con te. Ma ci sono ancora aperti tutti i ferri, non è ancora cementato bene quel coso lì. Ste, sto perdendo la pazienza. Vabbè. Sto perdendo veramente la Mi scusi, pazienza. ma Sto continui pure. perdendo la pazienza. Dimmi Genova, dimmi. No, mi fai Io. perdere la pazienza, Ste. Non puoi tutte le volte prendere, andare così, partire per la tangente. Porco cane, l'Expo dura 6 mesi e io per 6 mesi mi devo assorbire sta cosa che te girano i 5 minuti, prendi e te ne vai lì a Rho a vedere se vanno bene i lavori oppure no. Finché non sono finiti, sarà così. Un mese, 2 mesi, secondo me arriveranno a 3 mesi dalla fine dell'Expo che ancora non hanno finito i lavori. Ma dai, per piacere. Sì, ma ho capito, ma cioè, voglio dire. Il tuo mestiere qual è? Dimmi. L'indirizzo ce l'ho, rintracciarti non è un problema. Vabbè, volevi dire qualcosa sull'Expo in Io vorrei, concreto? esatto, io vorrei parlare di Expo seriamente, Sì, se puoi. vai. Allora, visto che ieri hai annunciato e hai giustamente detto che in Expo ci sono tantissime manifestazioni e ci sono tantissime iniziative, Sì, hai anche tanto mi sono nominato. spostato un po' perché Io sennò ti sono un ringrazio, casino. guarda, mi stai commuovendo con questo tuo modo di Ok, fare, guarda. grazie. Cerca di essere un pochettino più altruista nei miei confronti, per cortesia. Allora, sto chiaramente scherzando. Dicevo, visto che ieri hai detto così Sì. fra le righe, io ho capito subito, hai detto che nelle iniziative c'è anche uno spazio dedicato ai bambini. Sì, Allora, io sono andato. padiglione. Esatto, allora io sono andato a cercare un pochettino Che tra sul l'altro sto web. guardando, non è ancora finito. Vabbè, sai perché? Perché è ancora in fasce. Quello per i Sì. bambini è ancora in fasce. Allora, ho trovato sul sito nostrofiglio.it proprio quello che sarà il padiglione dedicato ai bambini. Ah. Allora, si chiama Children Park. Bello, il nome è Allora, ci bello. saranno orti, Sì. aree tematiche sul cioccolato, Buono. giostre che verranno installate direttamente nel padiglione Italia, Ah. laboratori di Cloud Food e chiaramente tantissime altre iniziative. Allora, giusto per dirtene qualcuna, tutti i giorni, quindi tutti i Tutti i giorni, giorni per per 6 mesi. 6 mesi, Sì. alle 11:30 e alle 16, Sì. Foodie, ovvero la mascotte di Expo, Sì. farà una sfilata con tutti i suoi amici. Chiaramente, essendo il tema alimentare, Sì. Foodie è l'insieme di tanti frutti e ortaggi e verrà chiaramente seguito proprio nel Children Park da Certo. tanti piccoli bambini travestiti da Un banana, po' quello che da stanno pera. vendendo adesso un noto supermercato. Esatto, Qua. quelle cose lì Sì. praticamente saranno grandezza naturale Sì. e quindi i bambini impareranno anche da quello a poter riconoscere una mela da una pera, Ah. piuttosto che una pesca, una banana, no? Invece le hostess già sanno riconoscerle, quelle non hanno bisogno Sì. di guardare tutti gli altri. Sì. Poi il Children Park, proprio il cuore di Children Park, è riservato per le famiglie con, riservato si può dire, beh, dedicato alle famiglie con Dedicato, bambini certo. under 10. Sì. Allora, per metà del percorso
Allora, chiaramente per metà del percorso li tengono per mano, poi vengono chiaramente introdotti in queste 8 tappe, dove chiaramente i bambini, sia quelli piccoli che quelli di 3 anni, vengono un attimino smistati e vivono questa esperienza a contatto col cibo, a contatto chiaramente con tutto quello che è il modo di mangiare, certo, e così via. Poi ci saranno dei laboratori dedicati ai bambini in età scolare, ci sarà anche il padiglione zero, che sarà l'ingresso ovest. Allora, è un padiglione introduttivo sul tema di Expo, molto adatto ai bambini. Qui sono stati riprodotti su scala 1:1, quindi in grandezza naturale, gli animali di molti dei paesi partecipanti ad Expo. Bello! Quindi, chiaramente ci saranno gli animali particolari, esatto, il drago di Komodo, magari quelle cose lì. Praticamente sarà un po' come uno zoo virtuale. Certo. Ci sarà uno zoo per i bambini piccoli di 4 anni. Ci sarà un supermercato futuristico, dove i mini clienti, quindi dai 3 anni in su, possono scegliere che cosa comprare per la loro spesa, cliccando semplicemente su touchscreen i prodotti che desiderano. Quindi ci porterò a Asia, vediamo cosa fa. Sono un po' contrario a sta cosa, lo posso dire. È un po' una cosa che cozza, sinceramente, contro quello che è il bambino. Perché, sinceramente, un bambino dai 3 anni in su che va lì e fa la spesa, toccando su uno schermo. Ma credo che ci siano prodotti alimentari sani, tipo sì, la verdura, ma non lo metto in dubbio, però non lo metto in dubbio, le patatine, no, ma non voglio criticare quello che è il prodotto, voglio criticare proprio quello che è il sistema, perché non c'è niente di più bello che andare a fare la spesa al supermercato o in un negozio col proprio bambino, dove il bambino tocca un oggetto, dove il bambino prende anche le patatine, ma... quando il bambino a piedi tu non lo vedi, mamma, le patatine per stasera, ti arriva lì col sacchettino di patatine, capisci? Queste non sono è tanto cose... sano. Lascia stare che non sia sano, però queste sono le cose che noi genitori vogliamo vedere. No, il bambino che va lì, schiaccia, gli arrivano le patatine del carrello. È più come un gioco, no? Sì, però secondo me è un po' troppo forzato. Voglio essere polemico. Va bene. Cioè, non può essere tutto bello, va bene? Oh, e che cazzo. Anche perché non lo è per adesso, tutto bello. Esatto. Ancora non lo è. Magari non. Magari dopo, guarda, sì, se hanno già montato gli schermi. L'anno prossimo sarà tutto bello. Esatto. Poi abbiamo giostre e jukebox. Abbiamo slow food chiaramente per i bambini, parchi giochi anche inseriti nei padiglioni stranieri, quindi Svizzera, Austria, ci saranno delle bolle gonfiabili per giocare con l'aria e poi vabbè una cosa dedicata al cioccolato chiamata fabbrica del cioccolato, avventure, quindi ci ricreazioni saranno, di paesaggi desertici, esatto, infatti volevamo concludere proprio in questo modo, noi stiamo dicendo ci saranno, non si sa quando, l'Expo dura 6 mesi, esatto, l'Expo dura 6 mesi. Posso chiedere una cosa? Dimmi. Da uomo della strada, proprio sì, così. Sì, una domanda. Giusto lì, perché sei lì davanti ai lavori. Sì. Alla fine dell'Expo, finisce l'Expo. Sì. Tutta questa area sarà adibita a... La ricoprono? No. Buttano giù tutto. Sarà adibita a qualcosa. Ancora non si sa quale sarà la destinazione. Si pensa, visto che è proprio a ridosso della fiera di Ro, praticamente. Sì. Di Ro e Pero, che venga utilizzata chiaramente per fare delle grossissime manifestazioni. Quindi c'è da pensare. Ma comunque rimarranno tutti i padiglioni. Rimarranno tutti i padiglioni. Okay. Sì, sì, sì. C'è da pensare, per esempio, proprio per essere un po' cattivo nei confronti degli amici di Bologna, il motor show che oggi viene fatto a Bologna, si può ipotizzare che venga portato tutto a Milano nell'area Expo. Perché già quando c'è la fiera del ciclo, la fiera di Ropero si trasforma praticamente in un autodromo a cielo aperto. Vero, c'è la parte dedicata all'off-road, la parte dedicata al drifting, la parte dedicata all'alta velocità. C'è da immaginarsi chiaramente che anche quest'area di Expo venga magari dedicata a questi grandissimi eventi. Quindi possiamo pensare appunto al motor show, possiamo pensare alla fiera del mobile. Tu pensa a una fiera del mobile che ha talmente rivoluzionato Milano nel figurati giro come di, fuori degli ultimi 10 anni, anche un fuori salone, esatto, tu pensa un salone del mobile fatto direttamente lì. È talmente vasto il parco a disposizione che speriamo, secondo che me, lo utilizzino poi. Esatto, potrebbero fare addirittura la fiera degli aerei, mi viene in mente, o la fiera delle barche, degli elicotteri, via. È vero, l'importante è vero. È che dobbiamo essere fieri di avere l'Expo vicino a casa, secondo me. Però lo sapremo solo quando entriamo nelle strade. Infatti. Io un po' sono emozionato, però. Io lo ammetto, sono emozionato.